Lo so, i muffin non sono poi dei dolci tipici delle mie parti. Abbiamo strudel, torta di grano saraceno e molte altre delizie. Ma se fossi nato oggi, gli ingredienti di questi muffin mi farebbero pensare il contrario. Che i muffin sono nati in Alto Adige, no? Preparare un brunch è molto semplice. Bastano alcune ricette deliziose, una tavola da imbastire e tanti ingredienti dall'Alto Adige. Mettetevi all'opera con me e apparecchiate la tavola, perché qui è tutto pronto. Sono Stefano Cavada e questo è il mio brunch made in Alto Adige. Passaggi semplicissimi, tanto quanto questi muffin sono buoni. In una ciotola sbatto le uova con il miele e mescolo bene. Verso il latte, l'olio e nel frattempo in un'altra ciotola mescolo insieme gli ingredienti secchi, farina, lievito per dolci, cannella e sale. Aggiungo anche le noci tritate. Unisco gli ingredienti secchi al composto di uova e mescolo bene con la frusta, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Incorporo infine le fragole e le mele essiccate con l'aiuto di una spatola. Divido l'impasto negli stampini per i muffin. Mi aiuto con lo sporzionatore del gelato, dove una pallina sarà sufficiente per ogni muffin e ne verranno circa dai 10 ai 14 in base alla grandezza dei vostri stampini. In forno a 180 gradi, forno preriscaldato statico per 25 minuti. Li sforno e li lascio raffreddare e poi me li mangio. Dolci tentazioni, quanto vi adoro. Però no, un attimo, cioè noi al brunch siamo pari, questi non sono pari, bisogna rimediare.